Buongiorno a tutti cari youtubers e benvenuti a un video che io chiamerei speciale perché oggi faremo un video veramente corto parlare di un progetto di cui mi sto cercando di occupare ultimamente riguardante una bella iniziativa. Allora, questo progetto è un progetto abbastanza interessante, nato dal fatto che io scrivo per passione e tra tante idee del mio secondo libro ho pensato di fare un racconto sugli youtuber piccoli. E così ho proposto alla community degli eloquendisti italiani se per loro sarebbe una buona cosa da fare e se la vogliono fare tramite una serie di interviste o tramite una storia scritta da me. E la realtà è che molti vogliono, quasi tutti quelli che mi hanno risposto, vogliono farla tramite un'intervista. E quindi è una cosa abbastanza carina, abbastanza, secondo me, interessante, e che se veramente riesce ad andare in porto potrebbe veramente essere una possibilità comunque per far conoscere la nostra storia, la nostra, per noi cos'è YouTube e tutte queste cose qua. Praticamente si tratta di delle interviste che condurrò io stesso, interviste abbastanza corte, cioè saranno di 10 quarto d'ora massimo, cioè non porterò via tantissimo, dove magari intervisterò uno o due YouTuber alla volta, perché sennò per me diventa anche difficile poi. È tutto, e quindi fare queste interviste che mi permetteranno, oltre a guadagnare del materiale a me per scrivere, ma soprattutto per comunque raccontare la nostra storia, quello che per noi è YouTube, secondo noi che importanza magari possono avere YouTuber grandi piuttosto, io dico piccoli, quando dico piccoli grandi, al solito uso le virgolette perché per me non esistono piccoli e grandi. Diciamo che quelli piccoli possono essere riassunti con quelli che hanno pochi iscritti, che quindi non superano i 5.000, i 3.000, i 1.000, che non arrivano neanche ai 20 come me, cioè per dire. E questo progetto che quindi nasce con lo scopo di far conoscere la nostra storia, di raccontare la nostra realtà e le nostre riflessioni su YouTube e sugli YouTuber in generale, e quindi non per diciamo infamiare ma i YouTuber grandi, perché lo ripeto, lo scopo non è quello di far arrivare altri iscritti a chi sta dall'altra parte, arrivare altri iscritti a me. Poi se arrivano ben vengano, se no arrivano amen, ma lo scopo è quello che vi ho detto prima, ovvero raccontare una storia per noi YouTuber piccoli, quello che è YouTube per noi. Un progetto che probabilmente qualche minuto fa stavo provando Hangouts, che mi stava facendo nascere un casino di problemi, però tra l'altro io non ho altro con cui fare queste cose qui, quindi o mi scarico qualcosa perché sennò per forza Hangouts che non funziona bene a tutti, quel che è, si prova a fare quel che si riesce a fare. Se questo progetto riesce ad andare in porto è veramente una cosa abbastanza interessante. Se volete parteciparvi potete scrivermelo sui commenti sulla community degli eloquendisti italiani, che vi invito a guardare perché è una buona motivazione per conoscere altre persone all'interno di questo mondo, di questo mondo virtuale, diciamo. E, a parte questo, come farò io, deciderò di mandare magari l'invito lo youtuber che voglio intervistare, poi in base anche alle priorità mie e alle priorità loro si deciderà quando e a che ora e se vogliono, e quindi cercando anche di iniziare una specie di, diciamo, serie di interviste di almeno una ventina, cioè portare alla fine una ventina, un bel lavoro avanti, un progetto che quindi io
non so come titolare per adesso, lo intitolerò più avanti. Io vi invito a partecipare se volete, fatemelo sapere e condividete e spargete la voce di questo progetto, perché veramente secondo me è importantissimo ed è una cosa abbastanza carina dare a la possibilità a questi youtuber piccoli, tra virgolette, di dare la loro possibilità e quindi di raccontare la loro storia in sé. Quindi, se volete parteciparvi, ditemelo e io vi manderò il tutto per poter partecipare, cioè manderò l'invito, queste robe qua. Quindi, questa era la comunicazione che volevo fare. Questo video adesso va subito su YouTube direttamente, quindi vi invito a partecipare per l'ultima volta e auguro a tutti una buona giornata.